incontro interlocutorio con il questore, poi successivamente a margine di un incontro fatto appunto con Confcommercio per lo spettacolo dei Pirati di Carucci, ci hanno dato delle indicazioni di massima alle quali ottemperare, anche se la legge Minniti o decreti che si sono succeduti nel mese di giugno e l'ultimo, sempre nei primi giorni del mese di luglio, sono già abbastanza indicativi, nel senso che sono ovviamente, vista la dimensione, in pratica noi siamo costretti, o perlomeno questo proporremo pomeriggio, a chiudere e a dare, di questo ce ne scusiamo anche parzialmente, un po' di fastidio a due quartieri, a due zone di Imperia in particolare. Quella relativa al mancato accesso in via Leonardo Massabò, quindi sotto la questura, ed è per questo motivo, però, per poter creare deflusso di traffico, che non abbiamo chiesto quest'anno la chiusura di via Straforello, se no sarebbe stato veramente un problema bloccare qualche migliaio di persone che abita lì e non poter uscire di casa. E abbiamo anche per necessità dobbiamo bloccare via Mazzini all'altezza del vecchio passaggio a livello, tanto per intenderci. Quindi stiamo trattando con un privato per vedere se le persone che defluiscono da via Paoletti possono avere accesso ad un cancello privato, vediamo se riusciamo a metterci d'accordo. Per il resto i blocchi che noi segnaleremo al comitato tecnico questo pomeriggio sono otto blocchi principali gestiti, due dalla Protezione Civile, che gestirà direttamente due di questi blocchi con i mezzi a disposizione, uno dal Comando dei Vigili Urbani, uno speriamo dalla Polizia di Stato, e poi noi abbiamo a disposizione furgoni e mezzi che faremo presente appunto alle forze dell'ordine per poter dare una mano, diciamo, a tenere la zona in sicurezza. Abbiamo un sistema di megafoni per avvisi, diciamo, in tempo reale, e poi non disponendo, perché è praticamente impossibile in un discorso di filo diffusione per tutte le vie interessate, ma fortunatamente avendo in ogni punto in pratica della Notte Bianca in almeno 10-12 punti dei gruppi musicali con tanto di service, quindi le comunicazioni avverranno molto velocemente. Speriamo che non ce ne sia necessità, però dovessero esserci ci saranno. Ogni varco verrà presidiato da un moviere, quindi deve avere la possibilità chiunque, in caso di un'ambulanza o due, quelle che ci prescriveranno, di poter comunque far passare l'ambulanza che al momento la Croce Bianca ha, in accordo con Simone, in accordo anche con me, abbiamo deciso di mettere al momento all'uscita della galleria Gastardi, intersezione di via Cascioni, che è un posto baricentrico. Sì, è un posto baricentrico. Se necessario, se le forze dell'ordine ce lo diranno, ne potremmo mettere eventualmente un altro, però se necessario. Però in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, un mezzo di soccorso deve poter avere accesso alla zona, e quindi accanto ad ogni mezzo abbiamo segnalato un moviere che possa permettere di spostare il mezzo qualora sia necessario. Ci saranno, mi fa piacere cogliere l'occasione per ringraziare, perché dalla prima edizione ci hanno sempre aiutato in una maniera incredibile. Non lo faccio perché per piaceria nei confronti di Simone, perché prima non c'era Simone, ma la Protezione Civile ha sempre partecipato in una maniera notevole. Metteranno a disposizione 12 uomini per poter dare una mano anche a livello organizzativo, insomma, cercare di dare una mano. Quindi mi sembra una cosa importante da sottolineare. 12 uomini da parte di chi? Protezione Civile, nel nucleo di Protezione Civile del Comune di Imperia.